credo che le pratiche sono importantissime. Ancora più importante è comprendere la struttura di tutto quello che è l'ABT, che è qualcosa appunto che rimanda alla responsabilità personale, però su tantissimi fronti e livelli. Su di me sta agendo in modo strutturale. E per strutturale intendo proprio a livello di pensiero, di tutti e cinque i livelli, nel senso che lo sento molto integrale. Cosa vuol dire? Vuol dire che okay, le pratiche sono trasformative, ma poi quello che fa la differenza è portarla quotidianamente. Oppure vedere anche le cose che già conosci con questa struttura. Quindi, banalmente, ritrovarsi in momenti della vita quotidiana in cui ricadi in schemi, comportamenti vissuti, emotivi, cronicizzati, comunque che conosci, riuscire a già entrare in seconda attenzione, ricordarsi da chi sei pensato, con chi sei in relazione, quello che fa tanto e poi il restare anziché andare via, cioè il tenere la barra al centro, cioè imparare questo, cioè già averlo, interiorizzarlo è tantissimo. Appena c'è la possibilità di svicolare, di entrare in un'altra strada che già conosco, quindi un comportamento abituale, qualcosa di cronicizzato, è come se me ne accorgessi subito, non so se ho reso l'idea. Con questo modello ho avuto tanti conflitti, cioè di dire come lo metti in clinica, come lo applichi, anche perché è tanta roba, cioè è immenso, no? E quindi il fatto però di riuscire ogni tanto ad avere quell'intuizione che porti dentro, che poi la ripeti, ecco, questo è una grande soddisfazione, quindi grazie. Grazie a te. Questo qui è un punto cruciale. Potremmo dire che io uso il termine epistemologia in senso vasto, magari anche un filosofo avrebbe da ridire. Potremmo dire che la vita è un modo di stare sulla via. La storia è la via, che è ovviamente oltre l'ABT. L'ABT è un modo di stare su e quindi ti aiuta a riconoscere se sei andato fuori. Per cui le pratiche alla fin fine le usi se sei fuori o professionalmente per aiutare chi è andato fuori. Ma appena ritorni sulla via o qualcuno ritorna sulla via, la questione è sapere dove sta. In quel senso lì l'ABT va dietro le quinte in qualche modo, perché se allea la via e ogni volta che vedi, o puoi avere, se coglie la cosa in modo giusto, per ritornare sulla via. Quindi per assurdo, meno ABT fai, più vuol dire che la stai usando.